Ciao a tutti, eccomi finalmente tornata con una video review o comunque video prime impressioni perché oggi voglio parlarvi di un nuovo prodotto per sopracciglia di L'Oreal, ovvero l'Unbelievable Brow. Ecco qua, lo sto indossando, ho appena registrato questo tutorial leggermente diverso, cambio rossetto, però e lo vedrete presto perché provo un sacco di cose. Comunque oggi volevo proprio farvi un spin-off, diciamo, o comunque un video dedicato solamente a questo prodotto, perché visto quello che è successo durante l'applicazione, ci vuole un video dedicato, perché è un prodotto che può essere interessante per molti, e che però, insomma, bisogna un po' capire come si usa. Se seguite la descrizione che c'è scritta qui, viene fuori un casino. Vi lascio quindi all'applicazione con i vari commenti e poi, insomma, vi dico un po' quello che penso. E andiamo a provare l'Unbelievable Brow, questo nuovo prodotto di L'Oreal. Comunque, all'interno c'è il prodotto e c'è anche l'applicatore con lo scovolino. Bisogna applicare una leggera quantità di prodotto per riempire gli spazi vuoti. Poi, con la punta angolata dell'applicatore, del pennello, si definisce il contorno e si dà la forma al sopracciglio. E si pettina con lo scovolino, si attendono 90 secondi e il gioco è fatto. Proviamo.
il prodotto. Non si può, proprio non si può fare una strisciata da una parte e una dall'altra e poi stenderlo, perché altrimenti è un casino totale. Non si riesce a seguire la forma del sopracciglio, il prodotto risulta troppo, non si asciuga mai a mio avviso e comunque insomma incolla le sopracciglia e vi fa zio marrabbio, come dico io. Quindi o si va ad applicare un punto come ho fatto e poi si stende tutto, oppure addirittura si parte da subito con il pennellino. Questo è quello che c'è all'interno, si può usare anche il pennellino che voi avete, in modo da dosare il prodotto, stenderlo bene, tirarlo bene, in modo che asciughi anche in 90 secondi, come dice proprio la scatolina, e così poi potete anche definire i bordi, anche perché, come dire, non si può tornare indietro, è un one shot, così e via. Quindi ci vuole molta attenzione, molta calma, ci vogliono più di 90 secondi, almeno per me che ho le sopracciglia diverse e ho bisogno di starci un po' dietro e aggiustarle e aggiustare un po' il tiro in modo da rendere almeno un po' simili. Quindi è molto pigmentato, davvero molto, e mi ha ricordato un po' l'effetto che dà il Brow Model di Neve. E secondo me sì, come dire, come concezione sono un po' simili, un gel per sopracciglia molto pigmentato che le mantiene in ordine, che dura tantissimo e che ha anche una sua corposità. Poi la formulazione è totalmente diversa, Neve è tutto naturale, ha una ricerca diversa, L'Oreal decisamente non è naturale, ha sicuramente la sua ricerca perché di sì, però insomma, per farvi capire un po' anche la consistenza del prodotto e l'effetto poi sul sopracciglio, è un po' gommoso e con questo non voglio screditare né uno né l'altro prodotto, perché io adoro il Brow Model di Neve, lo uso praticamente tutti i giorni perché mi permette di pettinare in velocità il sopracciglio, colorarlo, se serve lo aggiusto un po' col pennellino, ma come lo metto sta. E quindi anche questo insomma è un po' la stessa cosa, un prodotto che aiuta a definire il sopracciglio, a riempirlo, perché aiuta tantissimo a riempire i buchi, è proprio una tinta, un colore, e per dirla terra terra, e che però dura tutto il giorno, ma a fine giornata si può levare via con lo struccante o con la salviettina. Come avete visto si leva, anche se resiste un po', quindi bisogna andare contropelo e massaggiare un pochino. Consiglio di evitare la salviettina perché magari può togliere peletti, insomma. No, usate un olio struccante che scioglie meglio il prodotto e leva via tutto con più tranquillità. È un prodotto che vi consiglio, ma nonostante il disastro iniziale, poi insomma aggiustando il tiro e capendo come va applicato, è un prodotto che secondo me si fa usare. Certo, magari i colori sono un po' difficili da capire, io ci ho messo un buon 5 minuti per capire qual era quello più adatto a me, perché oltre a questo, che è il numero 108 Dark Brunette, ce n'è anche un altro che è più sul grigio però, e quindi va bene per chi magari ha i capelli bianchi, nonostante sia scuro, io l'ho trovato adatto a chi ha i capelli bianchi, o comunque, cioè io ce li ho neri, però non l'avrei mai preso per me, non lo so. E poi ci sono anche le tonalità più chiare, che sinceramente non sono stata lì a controllare molto perché a me non servono. Però insomma direi che alla fine è abbastanza indovinato. E se guardate bene, dà come l'effetto di sopracciglio tatuato, tipo un po'
sopracciglia della Delellis. Consiglio di applicarlo per primo o sicuramente prima del fondotinta, perché se fate un casino poi dovete proprio togliere tutto, ok che con due spugnettate o una passata di pennello sia giusta. Non applicatelo dopo che avete applicato polveri eccetera eccetera, come ho fatto io. E fate proprio a viso nudo e poi andate col resto. Io purtroppo non faccio mai le sopracciglia all'inizio, ma le faccio dopo che ho truccato gli occhi. È anche questione di abitudine, però vi consiglio proprio di fare attenzione a questa cosa, perché altrimenti andate a rovinarvi il trucco. Anche qui, magari se fate una sfumatura un po' più alta, più colorata eccetera, rischiate di rovinare anche l'ombretto, quindi applicatelo per primo e via. Si può aggiustare un po' con il correttore, ma non più di tanto, perché si asciuga con facilità e lì sta. Magari con un pennellino imbevuto di struccante riuscite a fare qualcosa, però anche lì rischiate poi di rovinare proprio tutto il sopracciglio per un pezzettino. Quindi andate proprio pianino pianino. Il pennellino si fa usare tranquillamente, soprattutto la parte questa più angolata, un pennellino classico che va bene anche per l'eyeliner, e anche lo scovolino è buono, quindi insomma hanno messo un pennellino che vale la pena usare all'interno. E ecco, come vi ho detto, io l'ho trovato da Thigotin, però controllerò se si trova online, perché sul sito di L'Oreal Italia non l'ho trovato. Quindi se trovo qualcosa vi metto i link qui sotto, così trovate anche i link ai miei social, i link ai miei social e potete seguirmi. Ecco, in ogni caso tutto qui sotto nell'info box. Qui c'è scritto che ha due giorni di tenuta e che il 92% di chi l'ha provato ha detto che le sopracciglia risultano più piene e spesse. E è waterproof, transfer proof, smudge proof e sweep proof, quindi resistente all'acqua, non si trasferisce, non si sfuma, diciamo così, e va bene anche per chi fa sport, per chi suda, perché è resistente anche al sudore. E basta, direi che non ho altro da aggiungere, spero come sempre di esservi stata utile. E ditemi se questo prodotto insomma fa per voi, se vi ho incuriosito, se invece l'avete visto e non vi interessa, e ditemi anche qual è il vostro prodotto preferito per sopracciglia, sono molto molto curiosa. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima, ciao!